Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag dedicato alla quarantena. Io ne ho già registrato uno, in realtà molto simile, che però ancora non ho pubblicato sul canale. Lo vedrete comunque arrivare fra qualche giorno. Ma ho voluto dare la precedenza a questo perché sono stata taggata da Lady Dark Makeup, che saluto e ringrazio. Vi invito inoltre ad andare a vedere il suo canale. Vi lascio il link giù in info box. Questo tag però è stato ideato da Issima91 e anche del suo canale, vi lascio il link giù in info box. Non mi perdo troppo in lunghe premesse sul periodo di quarantena e sul momento molto difficile che tutti stiamo vivendo, perché ne ho già parlato più nello specifico in altri video, quindi per evitare di essere ripetitiva, direi di partire subito con le domande del tag, che comunque sono un bel po'. Domanda 1: da quanti giorni sei chiusa in casa? Dunque, io sono chiusa in casa dal 2 marzo. Ho cercato il più possibile di fare la spesa online, ho cercato di non uscire se non per ragioni di estrema necessità e ho dovuto farlo un paio di volte. Quindi, io sono uscita solo 2 volte per fare la spesa in un supermercato che c'è sotto casa mia. Ho fatto una cosa velocissima e sono tornata subito a casa. Però adesso sono più o meno 15 giorni che non esco nemmeno per fare la spesa perché sto riuscendo ad avere la consegna a casa e quindi sono riuscita a ordinarla online e a farmela consegnare. Finché sarà possibile, continuerò a fare così e poi, quando non sarà più possibile, ovviamente uscirò e farò la spesa. Però spero anche che, man mano che andremo avanti nel tempo, la situazione di emergenza un pochino andrà a ridursi. Quindi spero che il rischio per ognuno di noi, piano piano, sarà sempre minore. Comunque vedremo e speriamo, incrociamo le dita. Come stai passando queste giornate? Chi mi segue sa che io lavoro da casa e lavoravo da casa già prima perché ho un contratto di telelavoro, la mia azienda si trova negli Stati Uniti e quindi ho sempre lavorato da casa. E diciamo che dal punto di vista pratico è cambiato poco, perché comunque io continuo a lavorare come facevo anche prima, magari quando ho finito mi metto a girare un video, guardo una puntata di una serie TV, leggo un po' di libro, oppure parlo un po' con il mio compagno che in questo momento, in questa fase di emergenza, sta lavorando anche lui da casa e quindi essendo tutte e due qui possiamo passare un po' più di tempo insieme. E questa è una cosa molto positiva che mi fa veramente molto molto piacere. Quello che è cambiato davvero sono i nostri fine settimana, perché noi prima eravamo abituati ad uscire molto spesso, andavamo magari in centro a fare dei giri così per negozi, andavamo a cena fuori, oppure magari a volte facevamo anche delle gite di un giorno, partivamo la mattina, tornavamo la sera. Molto spesso ci capitava di fare dei piccoli viaggetti durante i weekend, quindi magari partire il venerdì sera e tornare la domenica sera. Certo, non lo facevamo tutti i weekend, ovvio, però lo facevamo comunque abbastanza spesso nell'arco di un anno. Adesso non possiamo uscire, non possiamo viaggiare, non possiamo fare nulla e quindi abbiamo rispolverato delle vecchie attività. Ad esempio, i giochi da tavola, quando eravamo molto più giovani, li facevamo spesso, adesso li abbiamo tirati fuori tutti e ce li stiamo facendo tutti proprio a ciclo e ci stiamo anche divertendo, devo dire. Magari facciamo una partita a carte, guardiamo film, serie TV, parliamo, noi parliamo tantissimo, questo lo facevamo anche prima. Però proprio perché abbiamo un dialogo così attivo, andiamo molto d'accordo, abbiamo delle idee molto simili, quindi riusciamo a confrontarci su tanti argomenti e ad arricchirci reciprocamente, perché il nostro dialogo è abbastanza arricchente, pieno di stimoli, di riflessioni. Insomma, andiamo a volte anche molto nel profondo, parliamo anche di cose che richiedano un'analisi profonda di certe situazioni, di certi argomenti. E quindi ovviamente essendo a casa lo facciamo ancora di più rispetto a quanto lo potevamo fare prima. Quello che a me personalmente pesa è proprio il disagio emotivo di tutta questa situazione. Quindi quando si accende la TV e cominciano i telegiornali, con il bollettino dei morti, con i nuovi contagiati, insomma tutte queste cose a me fanno proprio stringere il cuore. Mi sembra di essere in guerra. Un nemico invisibile che stiamo cercando di combattere, come è possibile? Ce la stiamo mettendo tutta, ognuno fa la sua parte e davvero, questo è pesante dal punto di vista emotivo. Quando mi soffermo a pensare a tutto quello che sta succedendo, alla situazione in cui siamo, davvero mi si stringe il cuore e mi prende quel magone che arriva proprio alla gola. Quindi, insomma, diciamo che, mi trovo bene dal punto di vista pratico, se parliamo dello stare in casa, del fare attività.
ma dal punto di vista emotivo diciamo che le cose sono un pochino diverse. Però, insomma, ho già parlato di questo ampiamente in altri video. Domanda 3. Con chi parli più spesso su WhatsApp? Io non parlo tanto su WhatsApp, non sono una persona che usa tanto il cellulare e soprattutto non mi piace tanto chattare, mandare messaggini, cose del genere. E quindi non parlo molto su WhatsApp, però diciamo che parlo abbastanza con la mia famiglia. Abbiamo proprio un gruppo di famiglia, un gruppo WhatsApp, abbiamo inserito tutti i parenti più stretti e lì spesso parliamo, magari ci mandiamo qualche messaggio, qualche foto, cose di questo genere. Invece con i miei genitori più che WhatsApp utilizzo il telefono, quindi su WhatsApp più che altro con i parenti più stretti in questo gruppo. Poi sì, nel corso di questo periodo ho mandato qualche messaggio a qualcuno, però cose sporadiche. Io non sono una persona che sta sempre col telefonino in mano a chattare su WhatsApp, assolutamente no. Serie TV da consigliare? Dunque, io avevo fatto un video specifico sulle serie TV da vedere su Netflix, che attualmente è l'unica piattaforma che utilizzo per vedere film e serie TV. Quindi per non dilungarmi troppo e non ripetere le stesse cose, magari vi rimando direttamente a quel video dove potete trovare tutti i titoli con la trama e qualcosa di un po' più specifico. Però vi posso dare tre titoli così velocemente di tre serie TV che mi sono particolarmente piaciute. Una è Vikings, che racconta la storia del popolo vichingo ed è veramente fatta bene, secondo me mi è piaciuta molto. Atypical è un'altra serie TV che mi è piaciuta. Racconta la storia di un ragazzo che soffre di disturbo dello spettro autistico e delle sue avventure, chiamiamole così, scolastiche, con gli amici, con le ragazze, con la famiglia. Tratta questo tema, però è fatta in modo abbastanza leggero, quindi non è una serie troppo pesante, anzi io molto spesso mi ha strappato anche parecchie risate, quindi mi è piaciuta molto. E poi un'altra serie TV che ho visto veramente con molta passione, anche se in realtà non sapevo quando ho iniziato a guardarla se mi sarebbe piaciuta o no, è C'era una volta. Devo dire che ho visto una puntata e poi mi ha presa talmente tanto che non riuscivo più a smettere di guardarla. Quindi adesso così alla veloce vi segnalo queste tre. C'era una volta racconta la storia di una donna che scopre di essere colei che sarà predestinata a sciogliere un sortilegio che ha coinvolto tutti i personaggi delle fiabe che sono stati praticamente rinchiusi in una piccola cittadina e ai quali è stata tolta la memoria. Quindi loro sono personaggi delle fiabe, ma non sanno di esserlo e non ricordano nulla. E lei deve compiere delle azioni particolari e sciogliere questo sortilegio. Devo dire che questa mi ha veramente preso molto. Dai tre consigli su come passare il tempo in casa a chi ti segue. Anche su questo io avevo fatto un video abbastanza specifico. Comunque direi leggere, perché sicuramente leggere libri è il modo migliore per passare il tempo. Intanto apre la mente, vi tiene il cervello attivo, vi fa pensare, vi fa riflettere. Poi in base al libro che leggete vi può far sognare, può farvi imparare delle cose nuove, perché comunque i generi di lettura sono tantissimi, quindi potete davvero spaziare. Inoltre in questo momento stanno regalando tanti ebook, perché ci sono tante iniziative di librerie e case editrici che comunque permettono di scaricare degli ebook gratuiti, quindi le possibilità di lettura sono davvero tante. Poi il secondo consiglio è quello di fare attività fisica anche se siete a casa. Ci sono tanti video fatti anche proprio da palestre in cui vi fanno fare magari degli esercizi fattibili dentro un appartamento. Se poi siete fortunati, avete il giardino, il terrazzo, potete anche farli all'aria aperta e quindi sicuramente anche quella è una cosa positiva perché il corpo ha bisogno comunque di muoversi. Questa è una cosa che io fortunatamente riesco a fare e che facevo anche prima perché in casa ho sia lo step che il tapis roulant e li faccio quotidianamente, quindi insomma, dal mio punto di vista, diciamo che sono fortunata. E poi il terzo consiglio che vi do è quello di rispolverare una vecchia passione, un vecchio hobby, fattibili da casa ovviamente, oppure di cogliere l'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Magari c'è qualcosa che volevate fare che per mancanza di tempo non avete mai fatto, ecco, questo può essere il momento. Si può fare veramente qualsiasi cosa, un corso di lingua online, si può imparare attraverso un tutorial di YouTube una nuova ricetta.
necessità. Io, ad esempio, quando mi ero ritrovata senza lavoro anni fa, avevo imparato a fare l'uncinetto e a lavorare a maglia perché avevo tanto tempo, mi ero messa lì e più o meno avevo cercato di imparare attraverso questi video quali fossero i vari punti. Poi devo dire che sono diventata anche, non dico brava perché è una parola grossa, però sono diventata pratica, diciamo così, quindi sono riuscita a farmi dei maglioni, dei coprispalle, insomma, delle cose anche che mi hanno dato soddisfazione. Quindi, insomma, può essere un modo questo per imparare una nuova attività. La tua crush di questa quarantena, se per crush intendiamo la mia cotta di questa quarantena, direi che l'unica persona che ho nel cuore è sempre il mio compagno, quindi io non ho preso delle cotte per cantanti, attori, personaggi televisivi, anche perché a 41 anni, insomma, è un po' passato il momento delle cotte per i personaggi famosi. E domanda numero 7. Chi sarà la prima persona che vedrai appena finirà tutto? Io penso che vedrò i miei genitori, è più di un mese che non li vedo, quindi quando finirà tutto sicuramente incontrerò loro. Quale sarà la prima cosa che farai? Dunque, io penso che farò una passeggiata all'aria aperta perché è l'unica cosa che veramente mi manca e che mi pesa un po' non poter fare, perché comunque a me piace passeggiare all'aria aperta, adesso non si può, o meglio, si potrebbe anche se si rimane nei dintorni del proprio palazzo, però io abito comunque in una città in centro, quindi non è che passeggiare intorno al palazzo sia così entusiasmante. Aspetterò momenti migliori e magari farò una passeggiata in un luogo un po' più bello. Poi domanda 9. E la seconda cosa che farai? Beh, la seconda cosa probabilmente sarà fare un viaggetto, quando sarà possibile, quando non ci saranno più rischi. Però mi piacerebbe fare un viaggetto, anche piccolo, anche semplicemente di un paio di giorni. Non so ancora dove, però penso che farò così. Il primo posto in cui andrai? Forse andrò sulla spiaggia a vedere un tramonto. Quale sarà il primo negozio in cui metterai piede? Io voglio andare a vedere un negozio di abbigliamento che hanno aperto vicino a casa mia. Lo avevo adocchiato, avevo pensato, poi vado e combinazione poi è successo tutto questo e quindi non ho più avuto occasione. Adesso vabbè, ovviamente è chiuso, però anche quando riaprirà magari aspetterò un pochino perché voglio che tutto sia fatto con estrema sicurezza. Però quando diranno che andare nei negozi non è più così pericoloso, probabilmente andrò a vedere questo negozio di abbigliamento. Con chi andrai a cena fuori la prima volta? Secondo me andrò a cena fuori con il mio compagno la prima volta, però poi vorrei fare anche una cena di famiglia, riunirci un pochino tutti dopo questo momento di separazione e spero potremo festeggiare la fine di questo incubo, speriamo. Il primo viaggio che vorrai fare? Dunque, io avevo tantissime idee di viaggio, avevamo tantissimi progetti, ovviamente sono saltati tutti perché è successa questa cosa gigantesca, però volevamo andare a Venezia, ad esempio, volevamo andare in Polonia, volevamo andare in Francia a vedere la zona del Luberon. Volevamo andare in Scozia, insomma, avevamo tantissimi progetti, non so quale di questi riusciremo a realizzare, però forse partirò da Venezia per aiutare anche un po' il settore turistico in Italia che adesso purtroppo è in ginocchio, quindi partirò da una meta italiana e poi magari se ci sarà la certezza e la sicurezza di potersi muovere senza rischi, andrò anche negli altri posti che vi ho detto. Il primo drink che vorrai bere? Io non bevo, sono completamente astemia, quindi è l'ultimo dei miei pensieri quale drink potrei bere una volta uscita di casa, non lo so. Cosa hai imparato in questi giorni? La cosa più importante che ho imparato in questi giorni è che tutte le cose che abbiamo sempre dato per scontate in realtà sono dei grandi privilegi. Bonus, manda un messaggio positivo. L'unico messaggio positivo che voglio mandare è quello che sicuramente in un modo o nell'altro ce la faremo, ne usciremo, ma dobbiamo stare uniti. Quindi forza Italia davvero, e non lo dico in senso calcistico, ma proprio nel senso più profondo del termine, perché insieme ce la possiamo fare. L'ultima domanda chiede di taggare qualcuno, ma io voglio taggare tutti. Sentitevi tutti liberi di fare questo tag. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.